Ciao, ciao Sagittario, benvenuto in questo nuovo video. Allora, iniziamo subito e andiamo a vedere con le mie carte quali sono le novità per il mese di giugno per te. Partiamo. Ti ricordo anche che io caricherò i video per tutti i segni zodiacali, quindi puoi anche andare a vedere il video per il tuo ascendente Luna e Venere. Allora, iniziamo subito per il Sagittario. Un segno molto molto simpatico, molto solare, molto socievole. Vediamo, Sagittario. Ok, abbiamo la maschera. Cos'altro? La bellezza. Cos'altro per il Sagittario? Le coccole, e poi mi era uscita anche questa carta, il relax. Ok. Cos'altro per il Sagittario? La famiglia. Che bello, e la creatività. Molto molto bene, voglio solo chiarire un attimo questa maschera iniziale e poi mi fermo e vi spiego tutto. Cos'è quella maschera per il Sagittario? È uscita la passione che mettiamo qui. Ok. Ok, e nel taglio, giusto per farvelo vedere, c'era la protezione. Allora, Sagittario, qui abbiamo un punto di partenza con questa maschera. Forse tu hai anche paura di mostrare a qualcuno i tuoi sentimenti e quindi li tieni un po' nascosti, un po' dentro di te, ma quello che le carte ti invitano e ti raccontano è proprio che non devi assolutamente aver paura di ciò che provi, ma proprio per nessuna ragione, non hai nessun motivo per nasconderti o reprimere un po' le sensazioni che provi e che senti. Anche perché poi, come vedi, qui ci sono subito dopo le coccole, quindi cioè è come se ci fossero delle energie che comprendono ciò che tu provi. Probabilmente ti sei appassionato ad un qualcosa, ad una situazione oppure proprio ad una persona, ma qui sei molto molto spaventato, molto spaventata e non trasmetti, non accogli, non parli di ciò che provi, almeno per l'inizio del mese, magari o fine maggio, io vedo molto questo. Poi comunque alla fine farò le carte dell'amore e quindi vedremo anche con loro. Farò sia per le persone che sono single sia per le persone che sono fidanzate. Qui io ti vedo sicuramente in un mese in cui tu ti dai da fare, però anche proprio magari inizi anche un po' a metterti in mood vacanza, in mood relax, quindi ti prendi il tuo tempo. Le coccole possono essere viste anche come un coccolarsi, quindi che ne so, se sei una donna ti fai una maschera, se sei un uomo vai a farti quella partita a golf che tanto ti piace, passi del tempo in compagnia con le persone a cui vuoi bene oppure con la tua famiglia. Però qui c'è molto molto forte e presente come chiusura la carta della creatività. Quindi tu, Sagittario, qui metti in moto un qualcosa a cui tieni di veramente speciale e bello. Poi andremo a chiarire anche questa situazione, però intanto ci fermiamo un attimo qui. Intanto abbiamo una bella base. Vediamo adesso con queste carte. Ti ricordo che se mi vuoi seguire su Instagram ti lascio il link qui sotto. Vediamo per il Sagittario. Grazie.
lei è una rubacuori. Quindi, forse, se tu sei un uomo e stai guardando questo video, forse hai paura dei tuoi sentimenti proprio perché sai che questa donna è una donna molto molto richiesta, cioè magari che piace un po' a tutti. Oppure, se proprio tu sei questa donna, c'è un qualcuno che vorrebbe farsi avanti, ma sei molto molto appariscente a livello proprio umano e quindi magari potresti intimorire gli uomini. Ma poi alla fine, con le carte dell'amore, queste qui, vedremo tutto quanto. Molto interessante questa cosa che è uscito lei una rubacuori. Vediamo adesso con queste carte, che sono le carte del mare, che consigli ci danno o che vibes ci chiedono di mantenere nel mese di giugno. Sono dei piccoli consigli queste carte. Vediamo per il Sagittario nel mese di giugno 2023. Ti ricordo anche di iscriverti al canale qui sotto e attivare la campanellina, eh? Cos'altro per il Sagittario? Prendo l'ultima. Cos'altro per il Sagittario che è questa? Allora, vediamo subito che cosa c'è scritto sotto. Coraggio. Quindi qui, se c'è qualcuno che si vuole dichiarare, a cui piace qualcuno, qui ragazzi fate la mossa, togliete proprio queste maschere forti, voi siete proprio intimoriti, siete proprio impauriti o da questa donna, oppure, cioè, sia che sei uomo, sia che sei donna, qui c'è proprio un timore, no? Magari voi vedete questa donna come una rubacuori, ma lei stessa non si sente così, eh? Cioè, possono essere mille le varianti. Poi, qui c'è proprio la beatitudine, la profondità. È come se foste proprio avvolti da questa passione che viene riconfermata. E infine abbiamo il tenerci, proprio il provare dentro di voi questi forti sentimenti, ma soprattutto queste forti sensazioni che emergono in maniera molto profonda. Cioè, il Sagittario è passionale, il Sagittario va a fondo nelle cose, non si limita e non è spensierato, anzi, ci tiene e si preoccupa fino in fondo. Ma poi vedremo anche con le carte dell'amore. Io poi di queste tre carte ne terrò conto alla fine, mentre faremo le carte dell'amore. Vediamo adesso gli oracoli. Facciamo gli oracoli e poi facciamo i suggerimenti. Vediamo un po' per il Sagittario quali sono gli oracoli per il Sagittario nel mese di giugno. È uscita questa carta. Sei amato incondizionatamente. Ok, infatti qui parlano proprio di amor proprio e amore che riceverai dagli altri, magari anche da un lui o da una lei. Cos'altro per il Sagittario? Sì, qui viene semplicemente riconfermato, ragazzi, la creatività e il discorso di cui vi parlavo prima. Quindi immergersi, no, in quello a cui tenete, un progetto, un'ambizione, vi metterete in moto anche sotto da un punto di vista creativo. Vediamo adesso con queste bellissime carte, sono stupende, quali suggerimenti vi danno per il mese.
anche un po' in base a tutto quello di cui abbiamo parlato fino adesso, no? Allora, vediamo per il Sagittario quali sono i consigli, vediamo. Abbi fede e ti viene detto un'altra volta di seguire ciò che senti dentro di te. Abbi fede, ok? Cos'altro per il Sagittario? Ma abbi fede nei tuoi sentimenti, in ciò che provi, in ciò che fai, in quello in cui tu ti butti. In quello che ti passa per la testa e in ciò che provi, proprio non scoraggiarti. Cos'altro per il Sagittario? Ok, guardati un po' attorno, tutto ciò che la vita ti proporrà, sicuramente interessante. Cos'altro per il Sagittario? E infatti qui molto semplicemente riconfermiamo questo relax di cui parlavamo prima. Guarda nel taglio cosa ho trovato. No, vabbè. Allora adesso facciamo così. Metto un attimo lì in fondo queste. E adesso che faremo le carte dell'amore, io tengo in considerazione di tutto questo. La passione, la maschera che tu hai o la paura anche di esporti. Lei è un rubacuori e anima gemella e qui sotto la frase ti diceva proprio: "Questo è il momento per una nuova storia d'amore con una forte base spirituale." Allora, partiamo dalle persone che sono single, vediamo un po' cosa ci dicono le carte. Per i single, Sagittario giugno 2023, vediamo. Abbiamo il cuore e abbiamo la notizia. Allora, ragazzi, qui se c'è paura, se c'è timore, ci sono tante aspettative, tanta paura di deludere, tante paranoie che vi fate nella mente dove poi nella realtà non c'è nulla di cui preoccuparsi, ragazzi. Quindi qui l'invito è proprio quello di lasciarsi andare, accogliere questa passione che nutrite, sia che sei un uomo, sia che sei una donna, non ti preoccupare, mal che vada, hai un'esperienza, hai avuto coraggio. Te ne parlavano anche qua già prima le carte, no? Del coraggio. Qui sembrerebbe che questa persona è proprio strettamente in connessione con te, no? E oltre al fatto di seguire il tuo cuore, qui ti viene detto che proprio riceverai una comunicazione, un messaggio, una telefonata, una notizia, veramente molto, molto spessa, quindi non una cosa da poco. Mi farai sapere, vedremo, no? Quindi anche per i single sicuramente ci sono delle novità molto interessanti. Vediamo invece adesso per le persone che sono fidanzate o per le persone che sono in coppia. Vediamo un po'. Cos'altro? Allora, se c'è qualcuno tra di voi che è sposato, ha un compagno, o una compagna, sì. Qui attenzione perché potreste un po' cadere nell'errore di chiudervi un po' nel vostro mondo e dare un po' l'altra persona per scontata.
Fare le vostre cose, non dirvi tutto, avere un qualche segretuccio. Invece qui le carte vi invitano proprio, non c'è nulla di cui preoccuparsi in maniera veramente molto forte, ma qui le carte dicono di essere aperti anche ai segnali, all'istinto, a quello che la vita vi propone per avere un forte legame tra di voi. E è importante anche impegnarsi e valutare tutti quei fattori che rendono una relazione di successo, capito? Quindi nulla di cui spaventarsi, però sia che tu sei il partner o la partner, attenzione perché qui bisogna un po' prendere le redini e darsi le giuste attenzioni senza segreti, ma soprattutto senza maschere, senza bugie. Perché una relazione è fatta di apertura, di dirsi, importante dirsi le cose e impegnarsi al rispetto e alla fiducia reciproca, questo è fondamentale. Bene, Sagittario, io ti ringrazio tantissimo per aver visto questo video. Ti ricordo tra l'altro che qui sotto nella descrizione c'è anche il mio gruppo Telegram, se ti va di entrare. Ti aspetto, chiacchieriamo, ci diamo il buongiorno, vi chiedo i consigli per fare i video, quindi molto volentieri entrate, c'è il link, basta cliccarlo qui sotto nel box informazioni. E invece per quanto riguarda questo video ti chiedo gentilmente di lasciare qui sotto nei commenti un piccolo commentino, insomma un parere. Puoi farmi sapere quello che stai vivendo, se ti sei ritrovato o ritrovata con queste carte, con la stesa, cosa ne pensi?